Pure grigliato, ragazzi. 499 gradi. La passeggiata di salute. Pam. Passeggiamo questa variante camaionese. Sì. Boh, no. E mo mi metto seduto e mo lavorano gli stellati. Mortacci quanto è buona sta polpetta. No, basta riprendere, al solito ripresa a tradimento. Aspettate, arrivo subito, sei un balordo. Questa la pagherai. Amici di Mbracima ancora, benvenuti a un nuovo video. Oggi video diverso dal solito, che parte da una considerazione, anzi no, da due considerazioni. Il mio videomaker è un balordo e la seconda considerazione è che ogni tanto mi avete criticato dicendomi: Michele, tu fai vedere solo carni costose. Avete ragione, a volte esagero con le carni da tot euro al chilo, motivo per il quale, ragazzi, oggi video completamente diverso. Oggi grigliamo alla grande spendendo meno di 5 euro a persona. Dice come si fa? E voi dovete vedere il video e vi faccio vedere come si fa. Per questo video ho chiesto aiuto, ragazzi, agli amici di Galletto Valle Spluga. Ve la faccio breve. Giorni fa ho fatto una storia su Instagram, ho detto: ragazzi, c'è qualcuno che mi aiuta a realizzare questo video? Ho bisogno di un prodotto consumer, un prodotto che non costi troppo. Gli amici di Galletto Valle Spluga hanno subito risposto e ho deciso di coinvolgerli in questo video. Mi hanno mandato un sacco di galletti buoni che oggi grigliamo qui al ristorante Dalina. Sono a Stimigliano, provincia di Rieti. Il ristorante Dalina è il mio ristorante preferito, è un posto pazzesco. Oltre ai galletti hanno anche un sacco di carne buona nei loro frigoriferi. Direi però che è il caso di iniziare. Però l'ultima cosa, ho coinvolto anche uno chef stellato e Michele, il proprietario del ristorante, non lo sa. Vedete che faccia farà quando gli dirò che devi grigliare anche per uno chef stellato. Gli amici di Galletto Valle Spluga non si sono tirati indietro e mi hanno portato un sacco di bei galletti, tra i quali, ragazzi, pure il galletto alla pesteta, che è una nuova variante che sta uscendo in questo periodo e ha delle erbette, una miscela di erbe di montagna con le quali, diciamo, si può arricchire e condire il nostro galletto. Allora, Federico nel frattempo sta facendo una entrata ai nostri ospiti che stanno lì, guardate lì. Però se, ragazzi, se volete partecipare ai nostri video, seguiteci su Instagram, mi raccomando. Come finiamo di servire questa entrée? Si inizia, iniziamo a grigliare il galletto. Michè, io ho fatto tutti i commenti positivi sul ristorante, su di te, su Federico, ho detto che è un posto bellissimo, se si mangiasse anche bene sarebbe meglio. No, scherzo, okay. Ovviamente. E là abbiamo convocato i fan di Bracimi ancora, ci sta, okay, pure uno chef stellato, che tu non sai chi è. Perfetto. E ci sta pure il suo sous chef. Ok. Quindi diamo se da fa, grigliamo sti galletti, grigliamoli bene. Quante ricette mi fate? Tre ricette? Perfetto, tu ce l'hai in carta. Ce l'ho in carta il galletto. Perfetto, iniziamo, dai, io iniziamo, mi sto accanto. Vedi, pronto? Sì, pronti? Vai, andiamo. Secondo me, Michele, vieni qua. Secondo me direi che un altro minutino. Siamo quasi. Però tu hai iniziato con che ricetta? Allora, la prima è a sta banda di scappati. Rosmarino, salvia, aglio, olio, quindi proprio basic. Standard. Si parte così. Ma è quella che trovano nel tuo ristorante quando vengono? Trovano al mio ristorante, questo, sì. Questo è, partiamo proprio basic. Sì, sì, sì. Poi mi hai detto che hai preparato un po' di sorprese. Poi ne abbiamo fatte un paio. Le visitate io da ho visto voi, che sei andato a fare una chiacchierata, secondo me hai sgamato chi è lo chef stellato, secondo me hai sgamato chi è. Potrei. Hai googlato fino a un minuto fa. Potrei. Bella rosolatura. Federico, sei ancora vivo? Tira giù la mascherina, facciano i tuoi migliori sorrisi. Ecco qua, un ragazzi. Po' di fumo davanti. Quanto è bravo, gran lavoratore. 499 gradi, una passeggiata di salute. Salsetta, Cimiciurri mischiata con un po' di maionese. Passa già, che non mi fido. Ragazzi, la salsetta cimiciurri è una gran paraculata, mutuata dal Sud America, sta andando di moda, sta prendendo e appoggia benissimo. Assaggiamo questa variante camaionese. Sì, un po'. Tipo americana, un po' allungata. Pure.
Buono, oh. Scommetto un'idea sua. Sì, sì. Adesso sempre, non ho dubbi. Cosa? La patata bollente. Allora. Sì, ci siamo. È lei, è la patata. Com'è? È cotto bene? Con questa salsina. Perché ragazzi dovete sapere, uno dei più grandi difetti del pollo è il petto, che spesso e volentieri arriva secco, arriva duro, arriva che lo lasciamo giusto a quelli che stanno a dieta. In questo caso qua è super umido, buonissimo. Buono? Mi fa piacere. Lei è raccomandata, il galletto gliel'hanno portato intero, agli altri hanno fatto metà porzione. Che gli hai detto a Michele per Non te lo posso dire. Mamma mia, non muovo di. No. Mamma mia. No, ciao. Ragazzi, il prodotto è semplice, lo conosciamo, è storico, in questo caso sono galletti che pesano circa mezzo chilo, il costo è di 4 euro. Qualità e convenienza ci stanno tutti, quindi più di così non si poteva fare. La prima ricetta è andata, hanno apprezzato tutti, passiamo alla seconda. Allora, un galletto pollo e peperoni. Pollo e peperoni. Prese, faremo il galletto e poi abbiamo fatto una torchetta di peperoni in agrodolce. Okay. Con pinoli, uvetta e cipolla. Buona, vai, ti seguo. L'arancio che ci arriva? L'arancio sarà la terza ricetta. Ah, la terza. Va bene. Il galletto è già aromatizzato all'arancio, daremo anche un sentore alla piastra di arancio e poi faremo con una salsa di soia, cerchiamo di fare bene, un sapore orientale. Perfetto. E qui la situazione si è evoluta ed è molto interessante. Sul braciere sono finiti tantissimi galletti e vieni un attimo, allora guarda, abbiamo due meravigliose varianti. Abbiamo un galletto versione Soralella con i peperoni e un altro più raffinato, se vogliamo, è una variante orientale. E questa è salsa? Salsa di soia. Salsa di soia. Salsa di soia, vino bianco e miele. Chi vincerà? La versione orientale o la versione della Soralella del nostro galletto? Abbiamo la raffigurazione dell'Italia. Uno lavora e l'altro, guardate che fanno, guardano. E soprattutto non è che guardano e basta, no, gli danno anche i consigli. Io farei così, io farei colà. Questa è l'Italia. Spaziale, spettacolare. Com'è? Delizioso. Galletto versione Taiwan, versione orientaleggiante. Guarda qui, vieni, seguitemi. Eccola qua, la stanno impiattando. Vieni, vieni. Questa non è bruciacchiatura, ma è il rub, la speziatura e la marinatura che hanno fatto. C'era la soia che si è scurita, giusto Michele? Giustissimo. Mamma mia. Io lo so, ragazzi, dovete capire, qui è saltato tutto, tutta quella che era la mia organizzazione è saltata, è venuto fuori chi è lo chef stellato, è arrivato un altro chef stellato, il sous chef dello stellato si è palesato, insomma, ragazzi, i piani che io avevo in mente sono saltati completamente, quindi tu mi hai sgamato subito, vabbè, non era facile. E quindi ho cambiato tutte le mie... No, strategie. Direi che ci siamo. Ci siamo, il terzo round. Sì, fine round. Mentre servono il terzo galletto, facciamo un po' di prove, va? Assaggiamo un po'. Allora, vediamo questa, il coscetto del galletto. Che cazzo. Vediamo se riusciamo a tenerlo. Lo mangiare pure mai, lo mangiare. Lasciami sto coscetto maledetto, quello era fatto, ma è sparito. Vediamo com'è. Tenera e tenera. La pelle scrocchiarella. Buono. Scotta un po' ma buono. Decisamente buono. Guarda c'è. Ed è quanto? Ragazzi, tanta roba, ma davvero tanta roba. Zio, qual era meglio dei tre?
Secondo me il secondo, quello con i pinoli e i peperoni. Ci sono del parere che se te portassi pure il quarto, il quinto, tu te mangeresti pure quelli. Secondo. Secondo peperoni. La versione sorella, quei peperoni. Anche per me quello con i peperoni. Tu di dove sei? Ok, paesani, quindi il peperone ha vinto. Ma il terzo l'avete capito? Il terzo l'ho capito, con l'arancio, buono. Di Taiwan, di Taleggiano. Sì, sì, dal secondo classico. Vai. Peperoni, la senti quei due, ma quelli sono cittadini. Quello con i peperoni è sempre quello con i peperoni. Quindi, però questo qua, se vuoi provare qualcosa di diverso, con la soia che ti dà quel gusto. Quindi il galletto orientaleggiante ci sta. Ci sta. Ci sta, pure secondo me. Te che dici? Io sono d'accordo con lui, secondo me anche il peperone non si batte. Però pure questo non è male. Soralella. Oh, questa versione soralella. Gliela molla. No, non c'è mia, non c'è un po'. Quale ti è piaciuta delle tre? Quello con i peperoni. I peperoni. Te invece? Questa versione un po' più umami è un'altra cosa. Questa versione così? Più umami. È la seconda volta da quando il canale che uno dice umami. Soia, arancia. Ti è piaciuta? Bene. Vabbè, però sto galletto se sta bene, è versatile direi. È versatile. Ok. Costa meno di 5 euro. Direi che esce fuori un bel pranzetto. Esce fuori un bel pranzetto. Si può fare, eh. Vai, guarda quello come mangia, tieni, ma. Ci siamo? Aspetta, vieni qua. Del seduto. Boss. Allora, qui è saltato tutto. Noi saremmo messi d'accordo, lui non ti doveva sgamare, ma ti ha sgamato. Com'erano sti tre galletti? A detta tua? Molto buono. Quale ti è piaciuto di più? Il quarto. Il quarto, quello che farete adesso, giusto? Vai, va. Chi sei? Come vi siete messi d'accordo? Io lavo le mani allo chef. Le mani allo chef. Io gli do le mani da lavare. Allora, presentazioni, Michele Cammarata, eccolo qui, uno chef. Lui ha i di Michelin, nel senso che c'ha due palle così e lui invece c'ha la stella Michelin. L'ho più, l'ho data a lui. L'ha data a lui, lui se le tiene strette. Madonna che firmamento, ragazzi. A questo punto l'Ofir sta lì, il fuoco acceso, yeah. Mi piace pure. Tanto voglio vedere che mi fa. Per caso, passavo di qua per caso. Esatto, mo mi metto seduto e mo lavorano gli stellati. Adesso ci preparano una ricetta loro, si sono messi lì a marinare, sono andati in cucina, hanno confabulato un po', anche io non so quello che mi prepareranno, ma sono certo che verrà fuori una cosina molto sfiziosa e interessante. Pure grigliato, ragazzi. Abbiamo un piatto. Un piatto? Senti, Michele, lo chef stellato ci ha regalato questa raffinatezza e se n'è andato. Manco ci ho avuto il tempo di ringraziarlo. Va bene, noi assaggiamo. Mi sembra che ha fatto una cosetta veloce, semplice. Ci ho avuto l'intuizione del purè alla griglia che non c'era venuta a nessuno di noi. Non è male. E assaggiamo, no? Ci ha messo il sale, ci ha fatto una marinatura lui, un condimento lui. Però la cosa bella, sai qual è? Che vedi un prodotto consumer che si trova al supermercato, lui l'ha preso e l'avete rielaborato, siete stati bravi voi, è stato bravo lui. Grande soddisfazione oggi, perché stiamo facendo vedere pure con 5 euro se possono quello fare che si può fare. Ah sì, assolutamente. Assaggiamo? Assaggiamo. Vai, vedi. Dicevo io pure il purè. Ah sì, tocca metterci pure il purè. Che hai mani, eh? No, questo te l'hanno tenero. Questo l'ha detto Michele. Ho pulito. Materia prima. Giusto, ottima. Allora già, col purè grigliato. Marinatura buona. Purè figo. Io lo copiamo. Se ne sono andati tutti, ragazzi. Mi hanno lasciato la marinatura che ci ha fatto Massimo, lo chef stellato, e io non resisto, ragazzi. Qui tocca far così, tocca far così, tocca far così, tocca far così e spararmi sto cosciotto. Questo è il purè, quello che è avanzato del purè grigliato. Mortacci, quanto è buono. Buono un culo, madonna mia. Sto cazzo è buono. Buono. Buono davvero. Buono.
Ragazzi, direi che siamo alle battute finali. Conclusione: col galletto alle spluga, 5 euro praticamente il costo di questo prodotto, abbiamo mangiato bene, versatile, perché l'abbiamo fatto in 4 varianti. Voglio ringraziare uno gli amici di Galletto alle Spluga che mi hanno mandato 40 galletti, grazie mille ragazzi, ho apprezzato tantissimo. Due ristoranti da linea, veniteli a trovare perché sono davvero bravi, tutte le persone che hanno partecipato, lo chef Viglietti, e penso di avervi fatto vedere tutto, dimostrazione che con poco si può mangiare alla grande. Ragazzi, al prossimo video, un abbraccio e che la braccia sia con voi, ciao!